Ciao amici, oggi vi faccio vedere come in maniera semplice si può preparare, fai da te, il macerato di ortiche. La prima cosa da fare è selezionare l'ortica. La cosa importante è che non sia gigliata, cioè che non abbia fatto il fiore. Vi consiglio di prendere sempre quella assolata, perché con il sole aumenta le sue proprietà urticanti, che è quello che ci interessa per poter fare il macerato. Procuratevi un bel secchio, lo riempite pieno pieno di ortiche, che su per giù è un chilo di ortiche, e per ogni chilo di ortiche abbiamo bisogno di 10 litri d'acqua. Per fare il macerato, un'altra cosa che funziona tantissimo è l'aglio, perché è anche urticante, oppure il peperoncino. Una volta che avete raccolto tutto, cominciate a tagliarlo a pezzi. Dopo aver raccolto l'ortica, potete riempirlo d'acqua fino alla sommità. Dopo 2 settimane di macerazione, il contenuto sarà su per giù così. Io prendo una boccia, dopo ho riciclato questo panno che io lo metto qua, ho preso una bottiglia, l'ho tagliata per usarla a mo' di imbuto, e successivamente vado a prendere questo contenuto per metterlo qui già filtrato. Se non lo filtriamo bene, le impurità vanno a chiudere lo spruzzino. Ora, per ogni litro di macerato lo dobbiamo mettere insieme a 10 litri d'acqua, in maniera tale che abbiamo il nostro macerato che possiamo utilizzare sia con lo spruzzino nelle piante, ma anche per irrigare un terreno, irrigare le nostre piante di casa.